Campo Ligure, il nuovo ponte per la provinciale del Turchino è arrivato. O meglio, sono arrivate le quattro enormi travi di cemento precompresso che ne formano l'ossatura. Lunghe 21 metri, pesanti ognuna 38 tonnellate, sono state calate dal braccio di questa gigantesca gru al posto del vecchio e glorioso, ma malandato, ponte di ferro al di sopra della ferrovia. Interventi delicatissimi e complessi che hanno impegnato a fondo uomini della provincia e delle imprese con il supporto dei tecnici ferroviari. Prima lo spostamento del ponte metallico del 1890, sollevato in aria con le sue 60 tonnellate da una potente gru capace di alzarne fino a 330, e poi il varo delle nuove travi in cemento, arrivate a bordo di quattro bestioni lunghi 26 metri. Un intervento importante e urgente da realizzare. Abbiamo riscontrato, guardando il ponte al di sotto, che presentava alcune criticità di ruggine, in modo particolare verso i laterali si stava proprio sfaldando il ferro, cadevano dei pezzi e di conseguenza hanno fatto un sopralluogo più attento e si è riscontrato la necessità di intervenire con sollecitudine per il cambio. E con la nuova struttura sopra la ferrovia ci saranno molti vantaggi anche per i pedoni. Col nuovo ponte, come sezione stradale rimane invariata, ci sarà in più il marciapiede che è già stato messo in progetto, anzi è già stato affidato a un'impresa e verrà realizzato prossimamente dalla stazione praticamente fino ad arrivare alla frazione dall'altra parte della ferrovia. Quindi il ponte comprende già il marciapiede, l'esecuzione di questo secondo appalto del marciapiede di completamento permetterà una canalizzazione pedonale in sicurezza su tutta la strada. Per ricostruire il ponte fino al 10 settembre la provinciale del Turchino è chiusa a Campo Ligure, raggiungibile solo in autostrada con uscita a Ovada. Per i soli residenti locali, riservato alle auto ed esclusi anche i furgoni, c'è un tortuoso percorso secondario tra Masone, Campo e Rosiglione. Su questa strada a senso unico alternato, con semafori, controllata da polizia provinciale, cantonieri, vigili e carabinieri. La provincia ha fatto coincidere il cantiere con l'interruzione, programmata dalle ferrovie per altri interventi, della linea Genova-Ovada dal 18 al 31 agosto. Conclusi i lavori, la strada del Turchino riaprirà dall'11 settembre, ma il nuovo ponte, fino al termine dei collaudi, sarà percorribile solo da auto e moto.